Lei dice che, lo dice come consulente in questo caso, che non c'è un nesso tra l'utilizzo del cellulare e delle onde elettromagnetiche e possibili patologie tumorali. Allora, diciamo esattamente che non è dimostrato un nesso, perché noi non possiamo escludere che ci sia la possibilità di una relazione causale. Però le evidenze scientifiche attuali, nel loro complesso, no, indicano giusto qualche studio, qualche sospetto che possa esserci una cancerogenicità dei campi elettromagnetici come quelli emessi dai telefoni cellulari. E quindi, se una causa, per esempio, bisogna dimostrare che l'origine di un tumore di tipo professionale dovuto all'uso del telefono cellulare, non si può dire che sia dimostrato. Senta, dal punto di vista legale, dal punto di vista legale è chiaro quello che dice, cioè non è dimostrabile il nesso, non si può dire che non ci sia, ma non è dimostrabile. Dal punto di vista comportamentale, scusi, non è una roba da tribunale, ma per capire a casa, noi non lo possiamo dimostrare, ma visto che non lo possiamo dimostrare, però possiamo avere dei comportamenti un po' di precauzione nell'utilizzo dei cellulari, questo le chiedo. Certo, i comportamenti di precauzione si possono sempre adottare, questo è chiaro. Perché essendoci questa possibilità, ognuno, ogni singolo può decidere se vuole comunque cautelarsi. Noi come Istituto Superiore di Sanità comunque in generale non diamo la raccomandazione di cautelarci rispetto a questo rischio, Lei usa la non perché cuffietta? io non la uso, perché penso che ci sono altri rischi veramente molto più fondati per i quali ci si cerca di tutelare. Se ci si riesce a tutelare da tutti i rischi, ci si vuole tutelare anche dal telefono cellulare, va benissimo, però bisogna vedere se è una È cosa molto chiaro quello che ha realistica detto. questa. È molto chiaro quello che ha detto. Cioè, lei dice: noi viviamo in un mondo rischioso, forse non è questo il rischio Nel maggiore. mondo. Ci sono quasi più telefonini che esseri umani. Mi sembra che il rapporto della. Se possiamo farlo Sì. vedere. Vabbè, in Italia il 93,1% degli italiani possiede un telefonino, ma nel mondo ci sono 7 miliardi. Fatemelo vedere se è possibile il numero esatto. 7,5 miliardi di Con caricare il telefonini. telefono Allora, sul comodino dove si dorme, ha un senso o se ne dicono tante, per esempio questa del non caricare il no? telefono di notte, non vedo quale fondamento possa Ah, non avere. ha In realtà, fondamento. allora, intanto bisogna capire, prima di tutto bisognerebbe capire per quale motivo dovrebbe essere Perché pericoloso, nella forse stanza da per letto si l'emissione, formano. appunto, forse per l'emissione dei campi elettromagnetici, ma il telefono quando non si è in conversazione emette un segnale ogni tanto per far capire alla rete dove si trova e dà un contributo all'esposizione veramente trascurabile. Non è quello il Cioè, problema. quando è, state attenti a casa, perché questo è un fatto scientifico, immagino, quando voi state caricando sul comodino il vostro telefonino, le onde elettromagnetiche che sta producendo, che sono le presunte, secondo voi, zero praticamente, se no quando si collega per scaricare qualche dato. Praticamente zero, ma soprattutto quando si conversa al telefono. Senta, un phon produce elettro... Sì, il phon produce campi magnetici a bassa frequenza, 50 Hz che è la frequenza Quindi grossa. robetta, perché ho sentito... No, anche lì ci sono dei campi magnetici, ma anche lì c'è tutto un discorso, rischi che non sono dimostrati anche per i campi magnetici a Perché bassa anche sui frequenza. phon ne ho sentiti di tutti i colori, eh. Phon, linea elettrica ad alta tensione.